Buongiorno a tutti, siete su Maurify, canale dedicato al mondo della tua fedeltà. Importante novità presentata da Rottel il mese scorso, amplificatore multicanale davvero molto interessante. Mi riferisco al modello REP 1580 Mark II, imponente amplificatore integrato a 7 canali, in grado di codificare segnali Atmos e DTS, in grado di gestire flussi video fino a 4K in 3D. Come dicevamo prima, si tratta di un amplificatore integrato. Al suo interno troviamo 7 amplificatori di potenza. Tutti i 7 canali sono in classe AB, in grado di erogare una potenza davvero ragguardevole. Parliamo di 100 W sul carico di 8 Ohm, oltre alla possibilità di pilotare anche cariche a bassa impedenza fino a 4 Ohm, dove è in grado di erogare questo amplificatore ben 140 W. Una potenza accreditata in ambito stereofonico, per cui parliamo di due canali in funzione, di ben 200 W sul carico di 4 Ohm. Per quello che riguarda la calibrazione di questo amplificatore, Rottel si è affidata al sistema Direct Live, nella versione Limited Edition, con un microfono calibrato con ingresso USB. Per quello che riguarda la sezione preamplificatore, troviamo vari ingressi, di tipo sia bilanciato che sbilanciato. Inoltre troviamo anche ingressi digitali, sia nella versione ottica che coassiale. La parte digitale è gestita da ben 6 DAC della Wolfson in configurazione Array, in grado di una risoluzione massima di 24 bit a 192 kHz. Sempre per quello che è il mondo digitale, troviamo anche un ingresso USB, anche lui accreditato di 24 bit e 192 kHz. Abbiamo anche la possibilità di un ingresso Bluetooth in configurazione aptX. Inoltre per quello che è il mondo analogico, troviamo addirittura un ingresso fono di tipo MM. Quello che riguarda le uscite, abbiamo la possibilità di un pre-out, in grado di gestire addirittura una configurazione di 11.2 canali. Troviamo anche un ingresso Ethernet, quest'ultimo però è esclusivamente dedicato a quello che sono futuri aggiornamenti di questa macchina. Come ho detto, si tratta di un amplificatore davvero molto imponente, il peso è di oltre 22 kg. Prezzo di listino di questo amplificatore, che uscirà in colore argento e nero, è di ben 4.300 euro. Un amplificatore che può dare grandi soddisfazioni in ambito home theater, innanzitutto per il fatto che eroga 100 W su 7 canali, e di questi 100 W possono anche essere gestiti con carichi bassi, di conseguenza abbiamo un ampio spettro di diffusori che possono essere tranquillamente abbinati a questo amplificatore. Per quello che è l'utilizzo stereofonico di questo amplificatore, il suo limite questa volta non è dovuto all'alimentazione, che in questo caso sul Rottel è sovradimensionata, bensì a quello che è lo spazio fisico dove sono alloggiati i suoi finali di potenza. Da questo punto di vista chiaramente qualche limite può averlo, non per quello che è la dinamica, che comunque rimane buona, ma per quello che può essere il dover pilotare carichi magari un po' ostici. Chiaramente tutto questo dispendio di elettronica ha un costo, e il costo è davvero elevato per questo amplificatore. Da questo punto di vista si può pensare come alternativa a questo amplificatore integrato a una soluzione un po' più flessibile, come può essere un pre più finale, sempre per quello che riguarda il mondo home theater.